Questi pomaroli si mangiano così, oi. Dove siamo? Siamo nella terra a ridosso del Vesuvio, quindi in Campania. Siamo nella terra del San Marzano. San Marzano DOP. Cosa significa DOP? Che c'è una localizzazione geografica in cui questo prodotto è eccellente e che il mondo ci invidia. Adesso scopriremo qual è la differenza tra un vero pomodoro San Marzano ed un classico pomodoro per pelati. Cos'è questo? È un palo. Parte tutto da questo tutor, nel senso che il vero pomodoro San Marzano non cresce per terra, ma cresce in altezza. Questi pali vengono messi in filari di 1,30 m e ogni palo, diverso da un altro, ha 2 metri di distanza. Andiamo a vedere adesso questo paradiso che è per tutta l'umanità. Il pomodoro San Marzano è un pomodoro antichissimo, qualcosa di unico al mondo. Ma come nasce? Nasce dalla nostra madre terra, un terreno vulcanico ricco di fosforo e di potassio, qualcosa di eccezionale e di unico. Allora, la prima cosa fondamentale era la raccolta del pomodoro a mano. Noi stiamo raccogliendo i pomodori che partono dal basso. Difatti, questi qua sopra sono più verdi. La raccolta inizia il 30 luglio e si protrae per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre. Allora, un pomodoro San Marzano lo riconosciamo dall'aspetto visivo. Quindi la sua forma allungata di 60-80 mm. Vediamo il colore rosso vivo e abbiamo questo pizzo, lo notate? Se noi apriamo un San Marzano, la prima cosa che notiamo, vediamo le quattro logge attaccate al pistone centrale. Ha una polpa intensa ed un sapore unico. Pochi semi ed un bellissimo profumo. Questi pomodori si mangiano così, oi. Il pomodoro San Marzano è un prodotto straordinario perché ha un equilibrio tra zuccheri e acidità, qualcosa di unico. Il San Marzano è perfetto per il pelato. La vedete questa buccia? È sottilissima, è qualcosa di unico e incredibile. L'utilizzo del San Marzano in pizzeria richiede un'attenzione particolare, quindi noi dobbiamo stare attenti a non utilizzare frullatori e mixer per schiacciare il pomodoro. Ma bensì lo dobbiamo fare con le nostre mani. Una volta schiacciato, lo andiamo a salare con un po' di sale e vino, facendo attenzione che non ci sia residuo di sale in fondo alla nostra zuppiera. Il pomodoro San Marzano può essere abbinato da tradizione o con la mozzarella di bufala o con il fior di latte. Ovviamente tutti sanno la mozzarella di bufala è fatto di un latte che ha una tendenza molto grassosa, mentre il fior di latte, latte di mucca, è più acido. In tutti e due gli ingredienti abbiamo un matrimonio perfetto. Ci aggiungiamo un po' di pecorino, non di grana, perché intorno al 1850,
il parmigiano e la grana padana ancora dovevano arrivare in Campania. Aggiungiamo un filo d'olio da fruttato leggero, che può essere della costiera sorrentina, salernitana, della nostra Campania. Un po' di basilico e la magia si è avverata. La pizza napoletana nasce a Napoli, è un prodotto tipico locale, ma è conosciuta in tutto il mondo, in un mondo globalizzato. È un prodotto global. Mi raccomando, buona pizza a tutti!